Credi che ci fu un uomo chiamato Noè, come dice la Bibbia? Il Noè della Bibbia? No, non credo sia esistito. Quindi non credi che abbia costruito un'arca? No, no, io sto bene con il mio ateismo. Ma mi piacciono i miti. Pensi Dio abbia mandato un diluvio che sommerse il mondo intero? No. Non lo pensi? No. Se lo avesse fatto, sarebbe stato giusto farlo. Oh, no, perché doveva farlo? Beh, la Bibbia dice perché il cuore dell'uomo era corrotto, i suoi pensieri erano sempre malvagi e c'erano grande malvagità e violenza sulla terra. Pensi che sia la giustificazione per spazzare via l'intera umanità ad eccezione di Noè e la sua famiglia? No. Noè nacque circa nel 2700 avanti Cristo. Fu costruttore di navi e un profeta per quel secolo. Molti pensano a Noè e l'arca come una storia del passato, ma sapete che secondo Gesù gli eventi che circondarono la vita di Noè sono direttamente collegati a voi? Gesù disse: come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. In altre parole, quello che accadde ai tempi di Noè sarà simile alle cose che stanno per accadere durante il tempo cui si riferisce la Bibbia come la fine dei tempi. Fra poco vedrete chiaramente che la fine dei tempi sta avvenendo adesso. Ma tra tutti i segni, la cosa comune che accadde ai tempi di Noè fu che le persone che conoscevano il giusto e lo sbagliato scelsero di ignorare l'avviso di Noè dell'imminente giudizio di Dio. Esattamente come nel XXI secolo. Credi che ci fu un uomo chiamato Noè, come dice la Bibbia? L'ho creduto per molto tempo, ora non più. Credo che ci sia stato un uomo di nome Noè. Credi che abbia costruito un'arca? Sono abbastanza sicuro che quella sia una storiella. Credi che ci fu un uomo chiamato Noè, come dice la Bibbia? Beh, ci sono un sacco di grandi storie su di lui. Credi che ci fu un uomo chiamato Noè, come dice la Bibbia? Credo che una volta sia esistito molto probabilmente un uomo chiamato Noè. Che sia o no una figura biblica e che sia stato ingoiato da una balena, lo trovo statisticamente difficile da credere, visto che nessuno era stato ingoiato da una balena prima. Tanti animali su una piccola arca. Voglio dire, si vedono un milione di specie. Non lo trovo possibile. La nave avrebbe dovuto avere per dire le dimensioni della luna. Le scritture dicono di Noè che era un predicatore di giustizia, la sua fu una vita profetica e che l'arca era una tipologia della venuta di Cristo. E noi come Noè siamo predicatori di giustizia, avvertendo ogni uomo, richiamando un mondo corrotto al pentimento e alla fede in Gesù e dicendo loro di essere pronti per la sua venuta, di cui nessun uomo conosce né l'ora né il giorno. Pensi che stiamo vivendo gli ultimi giorni? No. No, non credo. Qualcuno ha detto che saremmo morti nel 2012, ma non è successo. Credo che l'intero mondo stia per giungere ad una fine veramente rapida. Onestamente non potrebbe importarmene di meno su quando verranno gli ultimi giorni. Sarebbe bello se il mondo finisse. Non mi importa se sarà domani o tra un milione di anni. Sai quali sono i segni della fine del mondo? Ne conosco alcuni. Dimmi, quali sono? Caos. Ok, come non detto. No, non importa. Un tizio a cavallo, un carro, con tipo una lancia che viene giù dal cielo. Cambiamenti del clima. Ci saranno guerre e rumori di guerra. Decisamente gli ultimi giorni. L'economia impazzirà. So che stanno accadendo cose brutte, ma non penso siano sufficienti per dire che siamo negli ultimi giorni. Adesso è proprio buio. Qui abbiamo i 10 segni biblici più importanti per ciò che vedremo. La scrittura ci dice che ci saranno insegnanti biblici avidi di denaro, che diffameranno la fede cristiana e inganneranno molti. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole bugiarde. Sì, invocali, reclamali, salute e ricchezza, ne hai diritto, baby, ne hai diritto. Signore, fa che questa unzione potenza fluisca in questa sorella ora. Voglio che sappiate qualcosa, io sono un profeta di Dio. Non starò più senza un soldo un altro giorno della mia vita. Non starò più senza un soldo un altro giorno della mia vita. Dillo di nuovo. Voglio che mi fai un dono di $100. Che cosa è successo al dolore? Se n'è andato. Scrolla via quell'ansia, scrolla via quella malattia. Devi fare un voto di fede per poi avere fede. Questo è quello che serve. $1000. Persone come questi ministri in TV e simili guadagnano un sacco di soldi e vanno in giro guidando auto belle e lussuose, ma stanno ingannando la gente. Prendere soldi da chi li segue ciecamente ed approfittarsene è qualcosa, credo, di sbagliato. Qual è la radice di ogni male? Tu che ne dici, Ronda? Denaro. Denaro. Pensi sia il denaro. È il denaro. Credi che la Bibbia dica questo? Sì, certo. Certo. È l'amore per il denaro. È giusto, è l'amore del denaro. È la cupidigia la radice di tutti i mali. Mi dici, Bob, non posso mandarti $100? Come puoi adorare Dio con solo $5 o $10? L'apostolo Paolo dice: il primo giorno della settimana metti da parte quanto Dio ti ha prosperato. Per questo io credo che Dio faccia prosperare la gente. Satana mi ha dato questo messaggio, cioè
È una bugia del diavolo, non avrei dovuto dire questo. Il secondo segno che stiamo cercando lo troviamo in Matteo capitolo 24. E ci saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. Principio di dolori, terremoti, locuste giganti, inondazioni, uragani. Quindi pensi che stiamo vivendo quello che la potrebbe Bibbia chiama... Potrebbe essere, sì. Pensi che potrebbe esserci un giorno del giudizio? No. Cosa pensi dell'inferno? Non credo nell'inferno. Segno numero 3, la luna sarà rosso sangue. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue. Sono scettico, quindi mi piace credere, ma sono uno scettico, però credente. Quindi può essere. Voglio dire che vedi sempre la luna cambiare in colori diversi, ovviamente. Può diventare rossa. In appena un'ora, la luna piena può diventare rosso cupo per la maggior parte del pianeta. In effetti ho già visto la luna diventare rossa e la cosa mi ha preoccupato. Mi chiedevo che succede, cosa significa. Ti sei spaventato? Sì, mi ha fatto paura. Come reagiresti se la luna diventasse rossa, rosso sangue, stasera? Sarei preoccupato. Saresti preoccupato? Sì, lo sarei. Perché? Nella mia condizione fisica penserei... Accidenti, ci deve essere qualcosa di sbagliato. Penso che dovrò correre a nascondermi e mettermi sotto una roccia. Ti ricordi, circa 10 o più anni fa, c'era una ragazzina di nome Jessica in Florida. Fu rapita da un uomo. Aveva 7 anni, povera piccola. Ne abusò sessualmente e la seppellì viva in una busta di plastica. La trovarono stretta al suo orsetto. Se tu fossi stato il giudice, a cosa lo avresti condannato? Probabilmente lo avrei condannato alla castrazione e... sì, morte. Bene, vedo che questa cosa la senti forte. Sì. Come mai la senti così? Beh, perché è la forma più pura del male. Non lo pensi? Quindi, in altre parole, credi nella giustizia? Sì, credo di sì. Ma non credo che abbiamo il diritto di giudicare e... Hai appena giudicato. Hai appena dato un giudizio su un atto malvagio e penso che fosse giusto. Ciò mostra che dai valore alla vita umana e che ti interessava quella bambina. Non sono senza giudizio. Sì, quello che sto dicendo è che se è vero e pensi che una tale malvagità debba essere punita così severamente, quanto più Dio dovrebbe punire un assassino o uno stupratore? Lo immagini? Il giudizio di Dio è un posto chiamato inferno. Quella è la sua prigione e non c'è libertà vigilata. È eterna. Negli ultimi giorni, la blasfemia diventerà una cosa normale. Hai mai visto un film vietato ai 18? Certamente. Vedo soltanto quel tipo di film. Hai mai visto un film vietato ai 18 anni? Sono stato al cinema a luci rosse. Avete notato come usano il nome di Gesù in modo blasfemo nei film? Certamente. Perché nei film non usano il nome di Maometto per imprecare? No, non parlo di religione nelle interviste. Riesci a ricordare qualcuno nella storia, una persona famosa come Napoleone o Shakespeare o Hitler, di cui si usi il nome per imprecare? Ne ricordi qualcuno? No, non in questo momento. Solo Gesù Cristo. Non lo so. Perché si usa il suo nome per imprecare? Questa è una bella domanda, perché io lo faccio. Ne sono personalmente colpevole. Il premiato film di Martin Scorsese, Il lupo di Wall Street, ha avuto una inusuale pubblicità internazionale. Il lungometraggio, interpretato da Leonardo DiCaprio, ha infranto il record mondiale per l'uso liberale di imprecazioni. La parola con la F viene usata in media ogni 21 secondi, 506 volte. La parola che inizia con M, 70 volte. Il nome di Dio è bestemmiato 28 volte. Pensi che i musulmani avrebbero permesso a Hollywood di usare il nome del loro profeta per una bestemmia? No. Rispettano il loro profeta e si aspettano che la gente lo faccia. Invece noi paghiamo Hollywood per bestemmiare il nome di Gesù. D'accordo. Un altro segno della fine dei tempi è l'incremento di accettazione dell'omosessualità come era nei giorni di Sodoma. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. Ho notato venendo qui che voi due vi baciavate in pubblico. Ovviamente siete gay. Sì. Lo fate spesso in pubblico? Sì. Sì. Beh, voglio dire, perché non dovremmo? Cioè, gli eterosessuali lo fanno. Se sei innamorato, sei innamorato. Niente di sbagliato nell'essere gay? No, cioè, purché non si forzi su altre persone. Voglio dire, la gente può scegliere di fare ciò che vuole. Negli ultimi giorni, l'ipocrisia religiosa sarà prevalente. La loro condotta smentisce la genuinità di quanto professa. Quando hai letto l'ultima volta la tua Bibbia? Questa mattina. Già, questa mattina in chiesa, sì. Sei nato di nuovo? Sì. Sei un cristiano? Sì, certo. Sei nato di nuovo? Sì, certo. Sì, lo sono. Sì, lo sono. Sono un cristiano. Sì, sono cristiano. Ami il Signore? Sì, certo. Vai a vedere film vietati ai 18 anni? Sì, certo. No, li guardo a casa. Sì, ci vado. E tu? Sì. E sei un cristiano? Sì. Cosa pensi delle scene di sesso? Non ti danno fastidio? Certo.
Quindi non dovresti andarci. Non vuol dire che non dovremmo andarci. Voi ragazzi, vedete coppie che fanno l'amore sugli schermi del cinema e nei film vietati? Vuoi arrivare al punto finale su questo argomento? Certamente, ci vanno tutti per guardarle. E tu come fai per le scene di sesso? Le guardo, ma sai... Non ti infastidiscono? No. Rimani durante le scene di sesso? Beh, ecco, ci sono sempre, anche se a volte sono sgradevoli. Distogli lo sguardo o le vedi? No, le vedo. Voglio dire, io le guardo, non guardo da un'altra parte, ma... Sì. Questo è un po' personale, ma rimanete con me. Marito e moglie stavano facendo l'amore nella loro camera da letto quando notarono che le tende erano aperte sulla finestra della camera. E c'era un tizio che sbirciava dalla finestra mentre loro facevano sesso. Cosa dovevano fare? Chiamare la polizia. Chiamare i poliziotti. L'avrei detto a mia moglie, fidanzata o chiunque fosse in quel momento... Fidanzata? Sì. Fare l'amore a letto con la tua fidanzata? Dire moglie. Ho una moglie. No, moglie. Sì, moglie, ma... Si suppone che tu non faccia sesso a meno sì. Che tu non sia sposato. È nella Bibbia, dovresti sì, saperlo. So. Quindi tu fai sesso fuori dal matrimonio? Sì. Voi ragazzi fate sesso? Sì. E siete cristiani? Sì. Hai fatto sesso prima del matrimonio? Sì, sì. Non mi sono ancora sposato e sai, ne ho fatte a tonnellate. Sei un cristiano? Sì, effettivamente sono cristiano. Se sei un cristiano, non dovresti tollerare film sporchi, non dovresti tollerare film che contengono blasfemia. Ti pare abbia senso? Sì, ha senso. Hollywood non è altro che un magnaccia glorificato che fornisce alla clientela americana attori che vogliono levarsi i vestiti e prostituirsi per denaro. Pensi che io abbia ragione? Sì, è vero. Se la metti in questo modo, sì. Stai guardando persone che fanno sesso? Sì. Stai guardando una grande finestra chiamata schermo. Lui guardava attraverso una vera finestra. Ma qual è la differenza tra te e il tizio che spiava attraverso una finestra? Stai giustificando il guardare film sporchi? Mi stai dicendo questo? Sì. Risultato non dovresti farlo, ma lo fai comunque. Qual è la differenza tra te che guardi una finestra che chiamiamo schermo e il tizio che guarda le persone attraverso una finestra? Ma è la stessa cosa. Qual è la differenza tra te e lui? Penso nessuna. Sì, c'è, tu lo stai pagando. Vero. I cristiani dovrebbero tollerare e pagare Hollywood per farlo. Non dovremmo. Li stai pagando per farlo. No, io scarico tutto piratato. Lo rubi? No, no, non è rubare. Cosa intendi? Che non pago per questo. E piratare non è rubare? Sì. Ti sei mai chiesto cosa pensa Dio mentre stai lì seduto a guardare coppie che fanno l'amore? No. Sai che Gesù ha detto se guardi una donna desiderandola commetti adulterio con lei nel tuo cuore? Questo è quanto sono alti gli standard di Dio. Pensi che ti faccia riflettere? Sì, lo fai. E tu che dici? Hai intenzione di continuare a vedere film sporchi e dire che sei un cristiano? No. Quindi continuerai a vedere film sporchi da ora in poi? Dipende. Se il film è buono andrò a vederlo. Sto decidendo di andare in chiesa proprio ora, così mi pentirò definitivamente. Continuerai a vedere film sporchi come cristiano? Oh no, no, non dopo questo. Sei serio? Sì, sono serio. Stiamo parlando della tua salvezza, non vuoi essere un ipocrita? Sì. Ha un senso quello che sto dicendo? Sì, ha senso. Dopo questa chiacchierata vedo il nesso, lo sai, veramente. Devo approfondire la mia fede ed in cosa io credo e fermarmi sul serio. La Bibbia dichiara che negli ultimi giorni la gente negherà che Dio ha creato i cieli e che giudicò il mondo attraverso il diluvio di Noè. Ok, quindi sei atea, quindi credi che il niente abbia creato tutto, che è scientificamente impossibile? Beh, io credo che proveniamo da un buco nero, sì. Quindi credi che ci sia stato un diluvio catastrofico mondiale? No, non ci credo. Il 70% della Terra è coperto di acqua. Sì. Da dove è venuta? Bella domanda. Tu lo sai? Non ne ho idea. Come ha fatto l'acqua a venire qui? Vuoi dire dalla Terra originale quando fu formata? Beh, gli scienziati ritengono possibile delle... comete. Quali sono le tue credenziali? Sono professore di geologia ed oceanografia alla Cal State University Long Beach. Rick, da dove provengono gli oceani? Beh, gli oceani cambiano costantemente, ma originariamente l'acqua sulla Terra provenne da un paio di sorgenti differenti. Una è che il materiale che si è accumulato negli stadi primari della Terra, come i bombardamenti di meteoriti ed asteroidi, avevano dell'acqua in sé e mentre si riscaldavano si fondevano, rilasciavano gas e vapor d'acqua che si è condensata per formare moltissima acqua. Ma un altro modo in cui è venuta è che molto del materiale che si è accumulato sul pianeta per formare la Terra erano comete, e le comete sono fatte principalmente di acqua, ghiaccio e metano ghiacciato. Quindi le comete hanno bombardato la Terra e tutta l'acqua proviene dalle comete? Gran parte dell'acqua deriva dalle comete. È solo una teoria oppure è un fatto ben conosciuto? Beh, nulla riguardo l'origine della Terra è un fatto. È stato molto tempo fa. Sei un insegnante di scienze? Sì.
Pensi che le comete abbiano portato acqua sulla Terra? No. No? No. Ho una domanda. Da dove provengono i pesci? Ci sono 28.000 differenti specie di pesci. E poi ci sono le balene, i delfini. Tutti questi differenti generi di pesci. Sono venuti sulle comete? Questa è una domanda stupida. Da dove provengono? Non capisco che domanda stupida sia questa. Beh, gli oceani sono... Stai dicendo che pensi che gli animali viaggino sulle comete attraverso il vuoto dello spazio? No, che domanda stupida è questa? Non credo questo, ma da dove provengono tutti i pesci? Ci sono 28.000 differenti specie di pesci negli oceani. Hai fatto qualche ricerca? La sto facendo ora, sono venuto dagli esperti. Allora devi fare i compiti a casa prima di parlare con gli esperti. Beh, li ho fatti. Bene, nessuno sa esattamente come quando la vita iniziò sulla Terra, ma è pienamente possibile che il materiale prebiotico primitivo, oppure persino i primi microbi, abbiano viaggiato verso la Terra a bordo di rocce di qualche tipo e seminato la Terra che era sterile, con ciò che in seguito sarebbe diventata ogni specie vivente oggi. Ok, bene, grazie per aver parlato con me. Il mondo è coperto di acqua. L'acqua non si disperde. Lo sapete, è ciò che dice la natura. Evapora, torna giù, e rimane sempre la stessa. Quindi se c'è stato un diluvio mondiale, l'acqua non dovrebbe ancora essere in giro da qualche parte. Non pensi che il 70% della Terra coperta dall'acqua sia un buon indizio che ci sia stato un diluvio mondiale? Wow! Valida osservazione. Questa è proprio un'osservazione eccellente, sì. È un indizio. Voglio dire, ho un enorme indizio che possibilmente... Questa è un'eccellente osservazione. Voglio dire, forse è la realizzazione di un indizio. Un diluvio. Acqua. Non possiamo vivere senza. Neppure i cani, rane, gatti, pipistrelli, topi e moscerini. O alberi, pulci, api. Neppure i cavalli, naturalmente. Ci nuotiamo, ci laviamo, ci giochiamo. E i pesci morirebbero se non ci stessero dentro. Con l'acqua puliamo o cuciniamo. E nel tè, nel caffè, nel latte. Nelle nostre lacrime, nel sangue, nella nostra bocca. L'acqua è la perfetta combinazione di ossigeno e idrogeno. Insieme soddisfano la sete e formano l'acqua che dà vita. Quindi, da dove proviene tutto questo? Lo Smithsonian Magazine afferma: l'acqua è così vitale per la nostra sopravvivenza, ma abbastanza stranamente non sappiamo la prima cosa riguardo ad essa. Letteralmente la prima. Da dove proviene l'acqua che dona e prende la vita sul pianeta Terra? Pensateci. Non c'è alcun modo possibile nel quale potessero mettere ogni specie di animale sulla Terra dentro quella barca. È completamente impossibile avere due di ogni specie su una barca. È impossibile. Sembra impossibile. Quando si tratta di Noè e la sua arca, sorgono due problemi rilevanti. Quanti animali ha trasportato? Quanto era grande l'arca? Guardate se cogliete la ripetizione di una particolare parola che gli scettici non gradiscono. Degli uccelli secondo la loro specie, del bestiame secondo la loro specie, e di tutti i rettili della terra secondo la loro specie. Due di ogni specie verranno da te, perché siano conservati in vita. Genesi 6:20. Esatto, la parola terrificante è specie. Quella parola arcaica che il dizionario definisce come una classe o un gruppo di singoli oggetti, persone, animali, eccetera, della stessa natura o carattere, o classificati insieme perché hanno caratteristiche comuni. È una parola disprezzata perché significa che Dio non doveva mettere le attuali 6,5 milioni di specie approssimativamente a riempire l'arca. Significa che Noè aveva bisogno solo di un paio per la specie canina, dalla quale far provenire tutte le specie di cani, dal chihuahua all'alano, e un paio per la specie felina, dalla quale provengono i gatti domestici, la tigre, eccetera. Quindi ora parliamo soltanto di migliaia di animali, non milioni. E siccome questi animali non avevano bisogno di essere completamente sviluppati, avendo nella media la taglia di una pecora, diventa possibile. Un'altra considerazione è la dimensione dell'arca. Non era una barchetta giocattolo fatta di gomma, come viene disegnata nei cartoni per bambini. Era una nave enorme, con tre ponti, con le dimensioni di una volta e mezzo un campo di football. Un altro argomento che gli scettici hanno contro il diluvio universale è che non c'è abbastanza acqua sulla Terra per coprire le montagne più alte. Dimenticano che le montagne non avevano l'altezza odierna e che la Terra e il cielo immagazzinano trilioni di tonnellate d'acqua. La Bibbia afferma che le acque del diluvio provenivano sia dal cielo che dalla Terra. Tutte le fonti del grande abisso scoppiarono e le cateratte del cielo si aprirono. Genesi 7:11. La fine dei tempi sarà distinta dalla paura del futuro. Gli uomini verranno meno dalla paura e dall'attesa delle cose che si abbatteranno sul mondo. Hai paura del futuro? Oh, ma certo! Hai paura del futuro? Sì.
Il pianeta sta andando sempre peggio, ad essere onesti. Voglio dire che sta accadendo giorno dopo giorno. Hai paura per il futuro, per l'umanità? Sicuramente. Ti spaventa il futuro? Mi terrifica. Negli ultimi giorni, schernitori derideranno la seconda venuta affermando che questi segni ci sono sempre stati. Dov'è la promessa della sua venuta? Non posso dire che stiamo vivendo alla fine dei tempi, perché se ne è parlato per svariati anni. Se ne è parlato per non so quanti anni. Tutta questa cosa va avanti da un sacco. Questi segni ci sono sempre stati. La gente interpreta le cose nel modo che gli piace. Pensi che li stiamo vedendo nella società odierna? Non solo nella società odierna, penso che li stiamo vedendo da quando è nata la società. Viviamo in un mondo, come ci visse Noè, dove le persone ignorano l'avvertimento dell'Evangelo. Mangiano, bevono, si sposano e danno in matrimonio. Così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo. Per favore, pensa a questa cosa, oppure hai una mente chiusa. No, la cosa è che io non penso che queste cose siano del tutto serie. Se Dio pensa che siano serie, allora così sia. Ti ho fatta imbarazzare? No, non sono imbarazzata. Ok, ho apprezzato che mi hai ascoltato. Ciò che sto per fare è cambiare un po' la marcia. Oh, puoi gestire la cosa? Sì, posso gestire il cambiamento di marcia. Sei una brava persona. Intendi eticamente? Sì, moralmente. Mi piace pensarlo. Penso di sì. E tu? Ho fatto alcune Ma penso che stia facendo qualcosa di buono con il grand'uomo lassù. Quante bugie hai detto nella tua vita? Migliaia. E tu? Tante. Ne ho dette tante di bugie. Non ho idea. Hai appena bestemmiato il nome di Dio. Non mi Hai spiace. Appena infranto il terzo comandamento e non ci siamo ancora arrivati. E tu cosa sei? Un bugiardo. Hai mai rubato qualcosa? Sì. Come chiami uno che ruba le cose? Un ladro. E tu? Evidentemente sono un ladro e un bugiardo. Hai mai guardato una donna con lussuria? Oh sì. Tutte le volte. Più di 10 volte al giorno. Non vi sto giudicando, ragazzi. Sì, capisco. Ma per vostra ammissione siete dei ladri, bugiardi, blasfemi e adulteri nel cuore. Posso godere della mia vita comunque. Io decido e questo è quello che scelgo di fare. Hai mai usato il nome di Dio invano? Sfortunatamente sì. Sì, l'ho fatto. Sì, questa è una delle mie frasi preferite che uso sempre. Viene chiamata blasfemia usare il nome di Dio come parolaccia. È molto grave ai suoi occhi. Credo neanche questo aiuti. Che cos'è? So che ti preoccupa. Questo è un simbolo del diavolo. Ho fatto tutte le cose che Dio mi ha detto di non fare. Non vi sto giudicando, ragazzi, ma per vostra stessa ammissione avete entrambi detto che mentite, rubate, siete blasfemi e adulteri nel cuore. Dovrete affrontare Dio nel giorno del giudizio. Se vi giudicasse per i 10 comandamenti, sareste innocenti o colpevoli? Mamma mia, ho infranto 9 di 10. E tu? Mi appello al quinto. Saresti innocente o colpevole? Verosimilmente colpevole. Cielo o inferno? Suppongo inferno. Inferno? Lì andrò. Andrai in cielo o all'inferno? Più lontano possibile dal tuo Dio. Non sei una brava persona, sei come tutti noi. Sei un ladro, bugiardo, blasfemo e un adultero nel cuore per tua stessa ammissione. Voglio dire che sarei ovviamente colpevole. A meno che questo non sia il peggior sistema giudiziario mai visto. Allora cosa puoi fare per giustificare te stesso? Come puoi scampare la dannazione dell'inferno? Questa è una bella domanda. È una bella domanda. Non so se ho una risposta a questa domanda. Credo che Dio sia così amorevole. Non credo che vorrà mandare qualcuno all'inferno. Quindi Hitler avrà una villetta in cielo? 6 milioni di ebrei, uomini, donne e bambini non significa niente per Dio? Allora tu credi nella giustizia perché sei fatta all'immagine e somiglianza di Dio. Non sei come un animale, un gatto o un cane. Ai cani non importa della giustizia, della verità e della retribuzione. Ogni anno spendiamo trilioni di dollari nel mondo per veder compiere la giustizia. Questo perché siamo unici nella creazione. Siamo esseri morali fatti a immagine di Dio. Sei d'accordo con questo? Sì. Credo che le cose buone che ho fatto prevarranno sulle cattive. Prova a dirlo in tribunale, non funzionerebbe. Se hai stuprato una donna e dici giudice faccio beneficenza, lui non lo prenderà nemmeno in considerazione, considererà solo il tuo crimine. È esattamente lo stesso con Dio, non importa quanto bene tu faccia. Non andrà a lavare via i tuoi peccati. Uomo, stiamo parlando della tua salvezza eterna, dove andrai a trascorrere l'eternità. Sei come un bambino che tiene in mano un candelotto di dinamite. Ci sono scintille, lui ama le scintille. E io ti sto dicendo gettalo via da te, gettalo via, il salario del peccato è la morte. La Bibbia dice l'anima che pecca, quella morrà. Ciò in cui ti diletti, i tuoi peccati, saranno la morte per te, per la tua preziosa vita. Non ti preoccupa? Un pochino. Questo è il motivo per cui vado in chiesa. Sai, se tu mi vedessi sul bordo di un aereo a 3000 metri di altezza e indossassi un paracadute slegato, sono certo che me lo diresti. Assolutamente. Nathan, oggi ti sto dicendo che la tua salvezza ad essere slegata dovresti tenerla stretta. Lo farò. C'è un Dio, egli è moralmente perfetto, santo e giusto e giudicherà il mondo con giustizia nel giorno del giudizio. E sia tu che io abbiamo bisogno di un salvatore, qualcuno che possa lavare i nostri peccati. Sai cosa ha fatto Dio per i peccatori colpevoli per non farli andare all'inferno? Ha dato il suo unico figlio, giusto? Hai bisogno del perdono di Dio e Dio lo offre tramite ciò che Gesù fece sulla croce. Comprendi le implicazioni legali di questo? Le implicazioni legali? No, spiegale.
Allora, la Bibbia afferma che Dio è un giudice, egli è perfetto e santo. Tu e io siamo i criminali, siamo peccatori, abbiamo violato la sua legge, i 10 comandamenti. Ci stiamo dirigendo verso un luogo chiamato inferno, la prigione di Dio, senza libertà vigilata. Ma 2000 anni fa, Gesù è venuto e ha pagato completamente la nostra ammenda. Tu e io abbiamo infranto la legge di Dio e Gesù ha pagato l'ammenda. Questo significa che Dio può legalmente cancellare il tuo caso, può commutare la tua sentenza di morte e farti vivere per sempre perché la tua ammenda è stata pagata da un altro. Lo sai, se sei in un tribunale, sei colpevole e qualcuno paga la tua ammenda, il giudice dirà: l'ammenda è pagata, puoi andartene. E questo è ciò che Dio potrà dire dei tuoi crimini contro la sua legge. Può perdonarti e far sì che tu viva a causa della sofferenza, della morte e della resurrezione di Gesù Cristo. Ognuno di noi ha peccato, ma nel momento che andiamo a Cristo e siamo nati di nuovo, Dio ci riveste con ciò che chiama giustizia, quindi non vede più i nostri peccati. Questo significa che non deve punirci con l'inferno, ci garantisce l'immortalità. Ma ciò che tu devi fare è pentirti dei tuoi peccati, non confessarli a un prete, confessali e abbandonali. Non fare l'ipocrita e riponi la tua fiducia in Gesù Cristo. Nel momento in cui lo farai, Dio ti rimetterà i tuoi peccati, dandoti la vita eterna, e ti darà un nuovo cuore con nuovi desideri, per cui desidererai di fare le cose che gli piacciono e non le cose dei tuoi desideri peccaminosi. Tutto questo ha senso? Sì, ha senso. Sì, ha senso. Gesù disse: che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Ora stiamo dando un senso, eccellente. Ha senso quello che dici. La conclusione è giusta. Questo è come il catalizzatore. Il punto di svolta. Penserai a queste cose? Certamente lo farò. Assolutamente sicuro. Comprendo ciò che vuoi dire. Ma? Ma non è per me. Ok, lo so. Ecco perché sto parlando con te. Ti è costato venire qui a parlare con me e alle altre persone, quindi ci penserò. Non mentirò più, mi hai ripulito il cervello, non in maniera strana, ma... Puoi spiegarmi cosa vuoi dire con questo? Hai reso reale. Devi pentirti e credere in Cristo. Quando lo farai? Non lo so, onestamente non saprei rispondere a questa domanda, non lo so. Allora ti posso aiutare, fallo oggi. Voglio dire, se morissi... Potrei. Ci sono due cose che devi fare per essere salvato. Devi pentirti e credere solo in Gesù. Quando lo farai? Forse domani, in chiesa. Beh, non devi aspettare fino a domani, perché potrebbe non arrivare, potresti morire stanotte mentre dormi. Stiamo parlando di cose serie, non c'è bisogno di farlo in chiesa, Dio dimora ovunque. Anche nella quiete del tuo cuore puoi dire: Dio, ti prego, perdona i miei peccati, sii veramente pentito o dispiaciuto per i tuoi peccati, e poni la tua fede in Gesù come la metteresti in un paracadute. Lo sai, quando salti fuori da un aeroplano e hai fede nel paracadute, non hai fede nelle tue braccia, non provi a volare, credi soltanto nel paracadute. E la Bibbia dice: credi nel Signore Gesù Cristo, credi in Lui soltanto, ha senso? Sì, lo ha. Non sai quando morirai, 150.000 persone muoiono ogni 24 ore, e sto dicendo che qui c'è un senso di urgenza. Ti imbarazzerebbe se pregassi con te? No, no. Mentre rispettabili studiosi della Bibbia possono non essere d'accordo sui tempi di alcuni di questi segni, sono tutti d'accordo su una cosa, che Gesù Cristo sta per tornare. Non abbiamo prodotto Noa per intrattenervi. Lo abbiamo prodotto nella sincera speranza che obbediate all'Evangelo, che vi pentiate dei vostri peccati e crediate soltanto in Gesù Cristo. Così potremo vedervi in cielo. Grazie molte per averci seguito. Living Waters esiste per proclamare l'Evangelo di Gesù Cristo e per ispirare e preparare i cristiani ad adempiere il grande mandato. Il nostro scopo è assistere i credenti mentre condividono la loro fede biblicamente ed efficacemente. Per favore visitate livingwaters.com, dove troverete una scelta di libri, audio gratuiti e dei video, una scuola online di evangelismo biblico, trattati evangelici e molte altre risorse utili. E se volete imparare di più sull'Evangelo, vogliamo sentirvi. Visitate livingwaters.com. Davanti a me, la fine di ogni carne è giunta. Perché la terra, a motivo degli uomini, è piena di violenza. E ogni essere vivente che ho creato sarà spazzato via dalla faccia della terra. Ma io stabilirò il mio patto con te. Costruisciti un'arca. Ora tu la farai in questo modo. La lunghezza dell'arca sarà di... 'Entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho trovato giusto.'